sono qua per mostrarvi la mia camera e farvi vedere che cambia qualcosina. Infatti in realtà ho già fatto un room tour che vi lascio nella i, però siccome vi è piaciuto molto ho deciso di fare di nuovo una specie di room tour cambiando qualcosina però. E spero che il video vi piaccia, se sarà così come sempre lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche mi raccomando e se vi va andatemi a seguire sui miei social che vi linko sempre nell'info box. E niente, direi che possiamo cominciare con il video. Allora, questa qui è la porta della camera, qua c'è questa cornice di Ikea come prima cosa, poi c'è la primante dell'armadio in cui c'è questo collage che oggi andremo a cambiare perché è tantissimo tempo che ho queste fotine qui. E qua ci sono io e insomma qua c'è l'armadio, poi qui le mensolette, qua una mensola un po' più grande che sta sopra la scrivania che è un po' in disordine perché ha mille libri, però non fateci caso. Qua c'è la porta che dà sul giardino, qua il tappeto. Poi da questo lato ci sono questi due quadri, il letto e per finire c'è questo mobile qua di Ikea dove c'è la mia makeup collection e questo specchio qui sempre di Ikea. E sì, insomma, ora ci sarà un po' di lavoro da fare. Allora, per prima cosa vado a mettere questo mondo qui sul muro qua dietro. E allora, questo mondo qua l'ho preso al self, dovrebbe rimanere una cosa del genere sul muro e appunto sono degli sticker, spero che tengano. E niente, allora, è questo qui. E ok, vabbè, così non sembra il mondo perché bisogna assemblarlo bene, perché qua è tutto un po' spiaccicato, diciamo. Quindi sì, insomma, speriamo di riuscire a farlo bene. Ok, allora mia mamma mi ha aiutato a farlo un po' meglio e così direi che ci sta. Però non so come mai dalla videocamera sembra più piccolo, cioè in realtà è carino. Boh, però è bello, bello. Ok, allora, come avete visto ho finito. E ora andrò a cambiare tutte quante, o perlomeno in parte, le foto che non mi piacciono del collage o che comunque mi hanno stufato perché da tanto tempo che le ho, e vado a cercare alcune immagini su Pinterest e poi le stampo. Allora, ecco qui tutte quante le fotine stampate e le ho stampate di dimensione mezza pagina e ora devo andarle a ritagliare tutte quante. Ok, ecco tutte quante le fotine e ora vado a sostituirle con alcune qua, poi vi farò vedere il risultato.
risultato a me sinceramente piace tantissimo e ho cercato di trovare delle fotine che abbinassero più o meno con i colori tra di loro e ho fatto una strisciolina in più perché siccome ho messo le due fotine di Chanel ho pensato che ci stava bene una fila sotto e una fila sopra e quindi ho fatto una fila in più di come era prima. E poi ho modificato qualcosina da questo lato perché qua avevo la borsa di Hollister e ho messo questa qui e poi qui ho fatto questa striscia di foto sempre perché niente, appunto, io c'ho questa c'avevo questa colorina qua e secondo me ci stanno molto molto bene e poi erano quelle appunto che avevo avanzato da questo collage perché ne avevo stampate qualcuna in più. Allora, si sono vestite diverse perché è un altro giorno. Comunque ho tolto le lucine che stavano sullo specchio e sulla makeup collection perché sono, cioè, non funzionavano più e mi sono rimasti questo cuoricino qua e questa Polaroid che andrò a mettere in questa cornice qua che sta sul muro. Allora, stavo editando e mi sono accorta che mancava la clip in cui vi dicevo che per ultima cosa andavo a cambiare le lenzuola e perché appunto mettevo quelle estive. Perciò questo è quello che farò nella clip successiva. Questa è una visuale generale della mia camera dopo essere stata leggermente trasformata, diciamo. Ok, allora, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate sempre nei commenti, lasciate sempre un commento con scritto il video che vorreste vedere la prossima volta e io intanto vi mando un grande bacione. A presto!